Ma chi l'ha detto che la web non debba girare anche tra le antenne, quelle ufficiali, quelle analogiche, quelle digitali? Siamo ospiti della sede coriglianese, sibarita, di Telelibera Cassano, siamo ospiti del programma Piazza Grande. Abbiamo due personaggi, insomma, che non dobbiamo presentare. E non abbiamo idea precisa perché siamo qua, ma proprio per il gusto di esserci. Per cui, di cosa vorreste parlare? Io parlerei. Io faccio parlare te, perché c'hai tutti i capelli bianchi e poi perché tu sei un conoscitore delle cose che accadono. Insomma, tu sei un uomo di marciapiede, diciamo così. In senso buono. In senso In buono. tasti no fa ante noi altri. E come marciapiede cosa dice il professore Iudicisi? Cosa hai sentito su questo marciapiede? Penso che gli argomenti, ai soliti argomenti frivoli e senza senso, penso che nostro malgrado sui marciapiedi si discuta oggi anche di argomenti, purtroppo per noi, di spessore e di grande attualità. Se prescindiamo dall'argomento politico, resta purtroppo il dibattito ancora in corso e mi auguro che quest'altro secondo dibattito, penso alla disgrazia capitata a È un po' tutta la celentaniano il professor comunità. Iudicisse, noto l'avvocato che il Sì, professor Iudicisse è un po' celentano, ha queste pause perché lunghe. penso che la disgrazia della povera Fabiana, se da una parte riguarda lei, la sua famiglia, le persone a lei care, però d'altra parte riguarda tutta quanta una comunità, perché penso che non ci sia persona che a Corigliano non si sia interrogata su questo evento, facendo anche perdere di attualità il dibattito in corso di argomento politico. Su questo, se mi consente, su questo argomento, poi io direi di lasciarvi al loro serio dolore, senza che. Certo. Ecco, a me premerebbe sinceramente soltanto sottolineare un fatto, che ancora c'ho sulla scrivania una lettera spedita da una che evidentemente voleva farsi propaganda e che parlava di questo fatto e che raccontava di una città che non è quella. Che raccontava, che sicuramente non è una città, è un paesotto con aspirazioni di città, ma con delle regole che sono insite anche alla classe politica di questo paesotto. E quindi questo serve anche per, diciamo così, legarci all'attualità più attuale, cioè a queste elezioni che a parere mio sono ormai, diciamo, hanno dato quello che dovevano dare, però è chiaro che bisogna ancora attendere perché c'è un ballottaggio dove alcuni, la maggior parte o no, hanno deciso di riunirsi sotto l'egida non si sa quale per fare cosa che non si sa cosa, ecco. Però posso un pochino, visto che ho due fine menti di questo paese, di questa città, parlavamo di Francesca, non la signorina Francesca, penso parlasse l'avvocato, però poi anche nello locale qualcuno ha maltrattato anche peggio questa città, parlando di sputi, parlando di una scuola che da piccolo operatore io non conoscevo fosse così. Anche nello locale qualcuno ci ha giocato a dipingere questa Corigliano come la Corigliano tamarra, mafiosa, da padrino. Voi cosa ne pensate? Ma perché l'aveva fatto, se l'è chiesto lei? Perché io non sono riuscito a capire perché l'ha fatto. Ho preso atto che c'è questo modo di fare, però sinceramente non so perché l'abbia potuto fare. Professore, si è fatto un'idea. Perché probabilmente, caro avvocato, perché parlare male di Corigliano e dei coriglianesi in questo momento ha permesso evidentemente a qualcheduno di mettersi in sintonia ad un parlare male che c'è stato da parte di alcuni mezzi di comunicazione di massa nei confronti di Corigliano e dei corglianesi. Siccome la TV nazionale, i grandi giornali,
ci dipingono in una certa maniera negativa, allora io parlo male di Corigliano e dei corglianesi e automaticamente mi metto in sintonia con questi ambientacci nazionali. Però, in attesa del nulla, penso che noi, proprio da questa emittente, una settimana fa ci siamo comportati in maniera molto discreta, abbiamo espresso la nostra tristezza per l'accaduto e ci siamo fermati. Io ho partecipato giorni dopo ad un dibattito a Cometa Radio Calabria, devo dire che la discussione è stata molto pacata e devo dire che in quella sede tutti i partecipanti, anche quelli che hanno partecipato con una semplice telefonata, hanno preso le distanze dalle porcherie mandate avanti dai mezzi di comunicazione di massa a carattere nazionale. Purtroppo nella corignanesità c'è anche storicamente questa contraddizione. Fa parte evidentemente del DNA del meridionale in genere. Non siamo città ancora, anche se questo titolo ci è stato assegnato per la prima volta da un imperatore circa 800 anni fa, però resta un titolo sulla carta. Città di Corigliano ancora non siamo, però non rappresentiamo una realtà più negativa di tante altre realtà. Noi qui abbiamo preso atto che ci sono tante belle cose che vanno avanti in questo paese e ci sono anche tante intelligenze. Ecco come possiamo rapportarci al dibattito politico in corso. Rapportiamoci al dibattito politico. Gerard, ci vendi punta avanti, Torchiaro, che succede? Allora, che succede? Per la legge dei numeri dovrebbe vincere, perché un divario del genere non può essere colmato in meno di 2 settimane. Però potrebbe anche verificarsi ciò che raramente si è verificato nella storia politica del nostro paese. Manca, secondo me, in questa fase un dibattito, noi abbiamo detto giorni fa, portato avanti col sangue agli occhi. A me sembra che questa fase di ballottaggio si stia trascinando in maniera stanca. L'avvocato Monte diceva in maniera piatta. Io vogliamo sperare che gli ultimi giorni, come dire, si accentano di una luce nuova e si precisino alcuni punti programmatici, anche in virtù del disagio ma senza salti di guaglia. E che però se non è possibile, cosa che io personalmente avrei fatto, se non è possibile uscire con nomi e cognomi relativamente ad una squadra che dovrà governarci insieme al sindaco ed insieme ai 24 consiglieri, è però una parola ancora chiara e forte, io dai candidati, soprattutto dal candidato che parte avvantaggiato, io una parola più chiara me l'aspetterei. Ma su che cosa? Ecco, faccio qualche domanda, sì. Rispondetemi in 30 secondi, così diventa anche più divertente. Sì. Per esempio Dima, cioè questo rebus di Dima, no? Il governatore dice che Dima insomma sia con Geraci dice che non è importante, poi fanno un corteo baci a bracci in nome di Fabiana. Dima dove sta, oltre che Roma? Personalmente io dove si collochi in questo momento? Vabbè, non Dima possiamo essere ciechi, Dima si colloca dalla parte di Geraci, risulta... anche perché è in netto contrasto Dima con quello che è portata avanti, con l'idea che è portata avanti dal suo omologo Rossanesi, insomma, quello che, diciamo così, ha le redini in mano del partito. Caputo, per non dire i nomi e i cognomi, Caputo. Ed è la prima volta. Apparentemente, ufficialmente non c'è nulla, quindi ci saranno giochi di candidature, però si sa, lo sanno tutti,
di Brausoni, di Corigliano Domani, e forse anche il commento della Versente, che parteggeranno 90 su 100 per diranno: oh, se dovete votare proprio domenica, votate Torchiaro. Perché non l'hanno ufficializzato, secondo voi? Perché per le notizie ufficiali, per le notizie anzi non ufficiali, ma per quello che apprendiamo dai mezzi di comunicazione, risulta che abbiano preteso di consegnare questa loro volontà nella segreteria del comune di Corigliano. Non ci sono riusciti, questo è un fatto. Con un certo ritardo. Ma non ci sono riusciti, questi sono arrivati con un certo ritardo, sì, ma mica ti può risultare che c'erano tutti. Per esempio, Cataldo Russo c'era per fare che cosa? Secondo te, sai per chi? Non so. E diciamo che non lo sai. C'è stato un altro che ha detto: io rimango fuori, non mi voglio immischiare. Ed è quello che portava avanti il discorso diciamo così, della destra di Berlusconi. Certo. Però, momento, chi ci rimane? La Campania. Cioè ci rimangono delle persone che hanno raccolto dei nomi, che hanno raccolto questi nomi per metterli in lista, e che poi questa raccolta è servita soltanto per mettersi in mostra ed essere consigliere comunale. Cioè, secondo te, o secondo chi ci ascolta, o secondo Emilio che riprende la trasmissione, c'è la possibilità di vedere, per esempio, che altri partecipanti avevano una probabilità su 1000 di finire al ballottaggio? Secondo me no. Perché c'erano? Perché non si sono uniti agli altri? E bisogna chiederlo agli altri. E bisogna, ancora una volta, stendere un velo pietoso sul modo di intendere la politica bassa a Corigliano. Sperare che in un domani si possa rialzare e che uno di esperienza, come lo è stato Geraci, abbia questo volo, abbia questo muoversi d'ali per accompagnare questo volo, che deve essere un volo, perché sennò si va a finire più ancora nelle catacombe da dove abbiamo cercato da anni di risollevarci. Dammi un piccolo spazio. Allora, chiede Emilio, il nostro amico: c'era la possibilità che qualche questa, questa è un'affermazione su rischio e pericolo? No. Allora, secondo me, no? Sì. Certo, quella dell'amico è una sua affermazione su rischio e pericolo. Va bene, rischio e pericolo, perché solo io lo so. No, ma perché solo io lo so quante volte è stato fatto oggetto di avvisi di procedimento. Solo io lo so. Sono fatti privati. Allora, io di lui lo stima. Credo che questa stima mi sia ricambiata, posso dire siamo amici, lo dico, lo ribadisco. Allora, domani alla domanda. Ma a me piace pure, perché sia con lui, sia con te, io ho la possibilità di dire qualche parola latino greco, perché sennò quando vengo intervistato in questa sede io non mi sogno mai di dire parole latine o greche, perché ci tengo a che tutti quelli che ascoltano li capiscano. Allora, invece quando sono con Giulio io dicisse qualche parola latina e anche qualche parola greca, ritorniamo a noi. Benissimo. C'era la possibilità per qualcheduno di andare alla fase del ballottaggio, e lui mette un coltello qui nel mio costato. Perché? Perché secondo me la possibilità di partecipare alla fase di ballottaggio, secondo me, per qualcheduno c'era. Perché? Tu sai, perché? Tu sai, professor, che perché? Io a questo ho lavorato, per i movimenti, qualora almeno due, tre movimenti avessero trovato il coraggio e il buonsenso di confederarsi. Se due, tre movimenti si fossero confederati, così come io suggerivo e per come per tre anni ho predicato, secondo me questa possibilità c'era, questa possibilità c'era. Adesso però noi abbiamo i due protagonisti al ballottaggio. C'è l'incidente comunale,
Non è stato possibile fare di fatto, sulla carta, in maniera formale, l'apparentamento. Però io ti chiedo, che cosa cambia? Che cosa cambia? Se è vero che un candidato a sindaco, due candidati, lo chiedi a me, a lo me chiedi, stesso, lo chiedo a me in maniera retorica, ai telespettatori. Lo chiedo a me, lo dico ai telespettatori, se uno, due, tre candidati a sindaco che non sono andati al ballottaggio dichiarano di partecipare al ballottaggio a favore di uno dei due candidati, beh, e che non sono, che noi non li ritroviamo sulla carta, sulla scheda, per me cambia poco. A me interessa la parola. Abbiamo tre candidati non eletti che dichiarano di partecipare al ballottaggio pro Torchiaro. Basta. Per me vale questa parola. C'è un apparentamento morale, anche se noi poi questo apparentamento non lo troviamo disegnato sulla scheda elettorale. Posso fare una domanda? Se hanno scelto poi. Che è una cosa che è parecchio tempo che devo fare. Questa la voglio fare in discreto solo al professore, sono l'avvocato Monde, facciamo finta che non c'è. Ma lei per esempio, a proposito di movimento, sì. Perché avete fatto un comunicato stampa, ma io non l'ho capito. Perché ha lasciato Grigliano domani? No, oramai dopo tanto tempo. Allora, ciò possiamo anche raccontare, no? Per sì. Questi motivi ha lasciato Grigliano domani. Ho lasciato Grigliano domani e senza alcun trauma. Perché ad un certo punto ho ritenuto che il mio compito all'interno del movimento Corigliano Domani si era naturalmente esaurito. Probabilmente mi sono reso conto che gli amici di Corigliano Domani stavano per maturare posizioni non più coincidenti col mio modo di vedere. In parole povere, io desideravo che si facesse una confederazione almeno tra Corigliano Domani, Liberi Ausoni e il vecchio, dico vecchio in senso buono, e il Fli, che stava per assumere una fisionomia e una determinazione nuova. Io mi sono reso conto alla vigilia della campagna elettorale che questa confederazione, quantunque in parte già disegnata, però stentava a concretizzarsi. Perfetto. Mi faccia fare invece una domanda indiscreta all'avvocato Monti, personale quasi come quella, personalissima anzi. E lei, avvocato, che ha tanto schifo della politica, perché non l'ha consigliata a quel suo omonimo lì, quel Monte, di non candidarsi quest'anno? Che sono, io sono uno che crede nella libertà, io ho lasciato... Stiamo parlando di tante persone, perché in effetti sono due i miei figli e li ho lasciati liberi di scegliere la professione. Non è vero che ho influito sulla professione, non ho mai influito sul modo di intendere la professione, li ho lasciati liberi perché io credo nella libertà. Che poi mi abbiano dato la grande soddisfazione di essere... su miei supporti, non ci posso fare niente, insomma, ne prendo atto con molto piacere, ma con tutta la sincerità, e tu mi conosci da sempre, sai che io per la mia forma mentis non potevo influire. Che poi i miei figli, ed in particolare mio figlio Matteo Monte, non c'è omonimo, siete parenti con il candidato Monte. Mio figlio ha detto. Ah, proprio, quindi lei pensa fosse omonimo, io mi sono permesso di dire. Io prendo atto del fatto che lei, passando di qui, ha visto questa scala, è salito da questa, è entrato in questo portone e ha detto: vado a vedere che acqua corre. E ti ringrazio per questo. No, ma se continui così io devo passare a lei. E mi risulta un po' difficile passare a lei. Io uso il lei con tutti, ma con te non ci riesco tanto facilmente. Ritornando a noi, l'unica cosa che mi ha attanagliato e mi attanaglia in questo momento è soltanto la presa d'atto del fatto che si parla poco di legalità. Di modo che se Matteo ha scelto di fare politica e sa
come la penso io sulla legalità, ed io so come la pensa lui sulla legalità, vuole significare che ha qualche cosa da dire in questo campo. E in questo campo credo che in questo momento ci siano tante e tante cose da dire, che vanno pure, questo è il punto politico secondo me, che vanno pure la differenza relativamente ai movimenti, agli apparentamenti, a tutto il resto, perché sembra come ci fosse su questa città, come se ci sia su questa città ancora, una cappa di paura. Io mi metto qua, ma è vero che, ma è vero che questi si sono messi per, è vero che quello si è messo per, cioè questo è quel clima di sospetto che è l'anticamera di un nuovo possibile scioglimento del Consiglio, e questo mi mette, e questo mi mette paura. Ed io sono convinto che la città di Corigliano, che i corglianesi, che la buona parte dei corglianesi siano in grado di rispondere a questo che è un bisogno oggi della città, di dire sotto la guida di quello che in questo momento sembra il deputato alla cosa, di dire cerca di tirarci fuori da questa secca. Una ragione in più perché colui che sembra oggi deputato per i numeri che abbiamo sotto gli occhi. Stai parlando di Geraci, giusto? Parliamo di Geraci. Deputato. Ancora il deputato lo fa capire, se non ci fosse qualche pazzo cretino che non lo capisce, è deputato. Dice Bangari, era l'altro, un deputato, è quello là. Bangari? No, è un altro, ah sì, giusto. Un po' l'anime. Quello che dice l'avvocato Monte, cioè, secondo me, dovrebbe spingere ancora di più il futuro sindaco, il sindaco in vectore, a munirsi di una squadra altamente dotata. Auguri. Vi faccio libera sì. E no, libera no, che di grande è... e di grande. No, no, no. Questo libero no, perché già io lo dico libero, chiaro, cioè, io lo dico libero perché non tutti siamo liberi, guardi, non tutti okay. Siamo liberi allo stesso modo. Tutti riferiva ai liberi al non tutti siamo liberi allo stesso modo. Essere liberi ed essere competenti di particolari settori, beh, io penso che sia una garanzia forte per il futuro. Abbiamo aperto la telecamera così, ci ho detto che li andiamo a trovare, stanno facendo le loro trasmissioni. Non, sembrava non ci fosse una logica, penso che parecchie logiche le abbiamo trattate, però se non rischiamo di essere isterici tutti e tre, io che faccio le domande, voi che rispondete siamo con questa verba critica, ma perché queste cose che ci diciamo noi oggi, tranne un po' sul blog, un po' su internet, non le leggiamo queste cose sulla campagna. No, ogni tanto si leggono anche. Però sembra una campagna, campagna elettorale in cui chi non ha stato in paradiso si candida perché è fratello di uno o è avvocato di un altro. Io dico una cosa. Non è che escono fuori grandi notizie. Ma io dico una cosa, ma perché lui si vuole per forza bisticciare con me? Come si no. Si legge? Ma se ne leggono poco, capisci? Se ne legge poco. Ma madonna mia. Ma non se ne legge. Io nell'ultimo pezzo del mio giornale mi sono appellato al tuo giornale di San Francesco di Paola addirittura. Ho capito, ma il tuo giornale. Mi sono appellato all'autorità di San Francesco di Paola. Ma il... ad una lettera scritta da Francesco di Paola nel 1446. Rivolta ai politici, ma che dobbiamo fare di più? Però la carta stampata, tutto il rispetto di Simbri TV, del professore, la carta stampata è quella di o quella siciliana di Messina, ma che dobbiamo fare? La cosentina di Calabria, sì, ma perché che queste cose non escono, scusatemi. Perché le vediamo solo noi che siamo tre isterici? E la domanda è critica a questo. Noi tre qui dentro, siamo tre persone libere, che è la cosa più importante. Se noi ci sottoponiamo a te che fai le domande e che sappiamo tu essere uno di quelli che va speculiando la gente, noi ci poniamo in questa situazione nei tuoi confronti. Perché? Perché sotto sotto noi siamo convinti che sono le minoranze, queste persone che ancora oggi ragionano, che possono dare linfa vitale a quelle che sono le maggioranze. Le maggioranze vanno per i fatti loro, però ci devono essere
le persone, alcune persone che debbono supportare queste maggioranze per far sì che queste maggioranze possano effettivamente governare la cosa. Ma voi ci credete, sì? Io ci ho sempre creduto e ancora ci credo. Mi dicono che sono un inguaribile ottimista, però io preferisco di più credere che, vabbè, poi sarebbe quello di richiamare, e io specialmente a te l'ho detto qualche centinaio di volte, non credo che si possa scavare più. Siamo arrivati. No, ormai non si può scavare più. Se abbiamo finito di scavare, bene. Se c'è qualcuno invece che si mette ancora in testa, che vuole continuare a scavare. Io faccio la valigia e vado. Tu non lo so se fai il valigione e vai, gli altri, ma poi spetterà al professor Iudicis stabilire quante valigie e dove va. Io decido sin da subito di rimanere a Corigliano. Mi auguro di trovare intorno al sindaco, lo ripeterò per una settimana ancora, insieme ai 24 consiglieri, persone per molti aspetti nuove, mi auguro di ritrovare una squadra di collaboratori competenti. Perché competenti vuol dire che se chiama me a dirigere l'agricoltura, io renderò arido il territorio di Corigliano. Se chiamerà me, per esempio, a dirigere le finanze del comune, il comune dopo sei mesi dichiarerà non è vero, perché sei una persona onesta, sei una persona intelligente, sei una persona che ha... Io non ci credo a queste specializzazioni specialistiche, io credo ai ruoli, però sono anche convinto non bisogna essere un grande matematico per fare un bilancio che sia all'altezza della situazione, bisogna avere... guardare negli occhi la gente che viene a parlare con te, che tu raccogli attorno a te, e bisogna guardare, bisogna chiedere che cosa vuoi, dove vuoi andare. Allora, non è un grande tecnico per essere un ladro, lo può essere chiunque un ladro in un comune, no? Allora facciamo così, fermiamoci. Noi auguriamo come web lunga vita a Piazza Grande, nella vostra trasmissione, però ho capito che forse il caso, e fatelo con noi, di augurare una discreta vita anche al comune che verrà, perché i tempi... sembra, no, ma la tempora currunt, dicevano i tedeschi, i normanni erano. Un ultimo pensiero, proprio uno spot a favore di questa città, di 30 secondi l'uno, proprio 30 secondi. Io spero che ciascuno voglia assumersi la responsabilità che gli compete e che nel momento in cui si reca a votare capisca una volta, perché... purtroppo fino a questo momento anche in questa campagna elettorale non sempre si è capito, e che capisca bene e definitivamente che è in un momento topico la città, cioè è un momento particolare. Questo è un augurio che nei primissimi giorni il sindaco e la sua squadra dichiarino: siamo in grado di fare A, B, C, in un mese, due mesi, tre mesi. Se riescono, va bene. Diversamente, vadano subito a casa. Non, come si dice, dopo un anno, dopo sei mesi. Dopo meno di tre mesi. Oh, più chiaro di così. Mi siete divertiti. Dopo tre mesi. Tre mesi su assai, dai. Tre mesi sono tanti.